La velocità della luce e il cioccolato. Ti raccomandiamo di svolgere l'esperimento solo in presenza di un adulto. In questo esperimento misurerai la velocità della luce. Per svolgere l'esperimento devi procurarti i seguenti oggetti: un forno a microonde, una tavoletta di cioccolato e un righello. Prima di cominciare, è bene ricordare che la luce è un'onda elettromagnetica, dello stesso tipo di quelle che consentono il funzionamento di un forno a microonde. Entrambe viaggiano attraverso l'aria alla stessa velocità. Se riusciamo a misurare la velocità di un'onda elettromagnetica, allora misuriamo anche la velocità della luce nell'aria. Procedimento. Come prima cosa, togli il piatto girevole, che di solito è fornito con il forno a microonde. Appoggia la tavoletta di cioccolato su un piatto e mettilo in forno. Chiudi il forno e fallo funzionare per una decina di secondi, o se non sono sufficienti, qualche secondo in più. Il cioccolato deve iniziare a fondersi in qualche punto. Estrai il piatto dal forno e osserva. Che cosa osservare? Il cioccolato non si dovrebbe fondere uniformemente, ma solo in alcuni punti, che corrispondono ai ventri delle onde prodotte dal forno. La distanza D fra due punti fusi sulla tavoletta di cioccolato coincide con la metà della lunghezza d'onda, lambda, quindi lambda uguale 2 per distanza. Esiste una relazione tra lunghezza d'onda, frequenza e velocità in un'onda che permette di stabilire che la velocità, V, di un'onda si calcola moltiplicando la lunghezza d'onda, lambda, per la sua frequenza, F. In formula, V uguale lambda per F. Per conoscere la frequenza delle microonde, basta guardare sull'etichetta che si trova normalmente sul retro del forno. Nella maggior parte dei casi, la frequenza è pari a 2450 MHz, ovvero 2450 milioni di oscillazioni al secondo. Calcola la lunghezza d'onda dalla distanza D che hai misurato sulla tavoletta di cioccolato e inserisci il valore nella formula della velocità. Inserisci anche il valore della frequenza operativa che hai ricavato dai dati del forno. Dalla tua misura D e dalla frequenza delle microonde, che velocità ottieni? Confrontalo con il valore di riferimento della velocità della luce, che è di 299.792.458 metri al secondo. Usa le corrette unità di misura. Prime interpretazioni. In un forno a microonde si generano dei cosiddetti punti caldi, determinati dalle posizioni in cui l'intensità dell'onda è maggiore. Questo sarebbe un problema per la cottura e infatti si usa un piatto che ruota in continuazione per scaldare o cuocere i cibi in modo uniforme. Con questo semplice esperimento e grazie alle microonde, che hanno una lunghezza d'onda facilmente misurabile, nell'ordine dei centimetri, puoi ottenere dei risultati scientifici che hanno richiesto secoli di sforzi agli scienziati.